E ha collaborato con Palazzo Reale appunto per la realizzazione e l'organizzazione di questa mostra. Prego. Noi siamo particolarmente felici di realizzarla a Milano, di realizzare a Milano una mostra che voglio segnalare è nata nel laboratorio dei Tre Oci a Venezia. C'è qui Denis Curti che ne è il direttore scientifico e che andrà poi successivamente ad Ancona. C'è qui l'assessore Paolo Marasca del comune di Ancona. Il fatto di poter portare queste mostre di fotografia in giro per l'Italia è un fatto, a mio parere, molto interessante e molto positivo perché avvicina ad un pubblico molto vasto. Siamo felici di questa mostra perché presenta Letizia Battaglia fuori dagli stereotipi. I grandi artisti hanno questo problema, che sono vittime degli stereotipi che nascono per il loro successo. Così è per Letizia Battaglia, per il tema della mafia, ma questa mostra fa vedere quanto la sua attività fotografica sia non riconducibile a questo stereotipo. Siamo felici perché a Milano, che per sua stessa ambizione l'ha battezzata nel campo della fotografia. Ho detto questo, voglio solo sottolineare che insieme alla mostra noi promuoviamo una serie di iniziative. Intanto voglio dire che c'è un bellissimo catalogo della Marsilio Editore, c'è qui Luca De Michelis che non vedo. Abbiamo organizzato due photo contest, uno sul tema progetti e uno sul tema persone. Invitiamo a scendere in strada, come nel titolo della mostra, professionisti e appassionati. Ci sarà una giuria di questo photo contest che è composta da Letizia, da Francesca Alfano Miglietti e da Denis Curti. E quindi invito tutti, è una partecipazione gratuita ed è un modo per incentivare l'amore per la fotografia. Non solo, ci saranno delle visite speciali in mostra, condotte da Francesca Alfano Miglietti, da Antonio Marras, da Vincenzo Argentieri e non è in cartella, ma si è aggiunto anche Filippo Lamantia. E inoltre abbiamo, grazie al direttore della Cineteca di Milano, Matteo Pavesi, abbiamo organizzato con il MIC una rassegna cinematografica che inizia il 10 dicembre e arriva fino al 21 con straordinari film. Sono 7 film in più proiezioni che trovate tutto in cartella stampa. Vi invito a segnalare. Concludo ringraziando, oltre al MIC, anche gli altri partner di questa iniziativa, in particolare Rai Radio 3, e poi per il resto sono i partner che hanno contribuito alla mostra, veneziana. Grazie mille.